Buona giornata, siamo qui all'ultimo giorno di Wine to Wine, abbiamo il piacere di trovarci presso il nostro stand, lo stand di Imageline del Quaderno di Campagna, per parlare con Maurizia Gentili. Sappiamo tutti che il vino è tecnica, il vino è esperienza, il vino è passione, ma abbiamo scoperto un po' alla volta che il vino è anche emozione. E è stato particolarmente emozionante averti qui al nostro stand in questo periodo per vederti a fare qualcosa di particolare col vino. Perché tu col vino cosa fai? Io il vino lo uso in un modo un po' particolare, ci dipingo. Dipingi col vino? Raccontaci un pochino la tecnica che utilizzi. Allora, io prendo i vari vini che mi interessano perché ho scoperto che naturalmente ogni vino ha il suo colore, anche il bianco che è simile all'acqua a volte, però se viene lasciato, se viene trattato in una certa, in un certo modo può dare colore. E io uso la forza del sole per preparare i miei colori. Li lascio decantare fino a che rimane proprio il pigmento puro, se ne va via alcol, acqua e rimane il colore. E una volta che hai ottenuto questo concentrato di pigmento, nella tua testa cosa si scatena? Cosa inizi a vedere? Molte cose, perché sì, io ho voglia di stenderlo sulla carta. Ecco, proprio sulla carta, non è una carta normale quella che utilizzi tu normalmente, infatti questa qui cos'è, quello che vediamo sotto? Allora, questa è una cosa molto, molto antica, è del 1800 e sono molto affezionata a queste carte perché arrivano dalla mia famiglia, quando avevano l'azienda agricola. E questo è un libro mastro dove segnavano tutte le cose che succedevano nel loro lavoro. Quindi una specie di quaderno di campagna fatto su carta? Esatto, sì, sì, scritto benissimo a mano e mi è piaciuto disegnare su questi fogli perché è un po' come ridargli una seconda vita e invece di finire nel dimenticatoio io li uso per dipingere. Quindi tu utilizzi un vecchissimo quaderno di campagna, sì, compilato a mano per dare forme e colori attraverso l'uva? Sì, il vino. Mi sembra una cosa poi tutta unita, perché questo era un libro che riguardava l'agricoltura. Il vino è l'arte dell'agricoltore anche, no? Ecco, e io prendo la loro arte e la porto su carta. Grazie infinite per averci emozionato qui al Wine to Wine e grazie a voi che avete avuto la pazienza di vederci. Questo è un modo bellissimo per emozionare in modo originale con il vino. Un saluto a tutti quanti.